Buon pomeriggio, oggi recuperiamo l'Airplay che non è andato in onda ieri e lo facciamo con Power Wash Simulator grazie al codice gentilmente offerto da Square Enix. Tra l'altro gioco che ero curiosissimo di provare da un sacco di tempo, un attimo che mi sistemo. Tra l'altro, oggi ho la felpa della Tassoni, ho anche la Tassoni stessa, quindi. Tassoni, perché cosa cazzo aspetti a sponsorizzarci? Forse perché diciamo le parolacce, quindi. Intanto io non sento suoni qua, cosa succede in questo gioco? Comunque, ero curiosissimo di provarlo perché sembra molto soddisfacente come tipologia di gioco. Al contempo. Giochi simili tipo questi qua di simulazione possono essere anche una grandissima rottura di palle da portare online, quindi online, vabbè, in live in particolare. Quindi boh, vediamo. Visto che si trattava di una live un po' diversa dal solito, mi sono detto, ma sai cosa? Proviamo, che ci costa. Allora. Carriera, volevo vedere un attimo se c'era qualcosa di particolare. Lavori speciali e questo qui, tipo quello di Tomb Raider. Curioso, vediamo. Però partirei dalle basi. Opzioni, vediamo se nell'audio c'è qualcosa di strano. Volume acqua. Boh, vedremo strada facendo. Allora, mi sembra strano che però non ci sia neanche tipo una musica, niente. Che tristezza sta cosa. Carriera, tra l'altro vedo che sopra ci sono cose tipo soldi, ma non è che ci sono migliori transazioni, non penso. Negozio. Idropulitrici, vabbè, penso che sia col... sì. Con i soldi in game, praticamente. Va bene. Carriera. Dai, iniziamo a vedere un po' com'è sta cosa. C'è un furgoncino, quindi sicuramente dovremmo pulire quello. Pulisci il furgone, garage di... Ah, ok, quindi guadagniamo soldi pulendo, giustamente. Ottime notizie, finalmente a un asso ho trovato un furgone perfetto che rientra... Ho trovato un furgone perfetto che rientra nel tuo budget. Ah, ok, qualcuno che lo sta dicendo a me. Non spaventarti quando vedrai, sembra che sia stato appena tirato fuori dal fondo di un lago. Va bene, senza andare oltre. Spero che ci sia il tutorial perché da questa schermata non mi ricorderò un bene merito cazzo. Dai, datemi un po' di suono perché se no mi intristisco qua. Continuo. Ok, l'altro ci sono andato proprio a senza neanche leggere. Devo dire che è abbastanza intuitivo. Ok, posso ruotare l'ugello. Ah, per fare questa roba qui. Oppure posso cambiare l'ugello. Perché dovrei cambiare l'ugello? Cosa mi serve? Che fa tipo questo? Questo mi ha ricordato che dovrei pulire anche la mia macchina in real life, solo che non mi va. Ma cioè, mi spiega l'uccello 25 gradi, 40 gradi. E oh, ok. Non sto capendo che servono di preciso. Abbigliamento, c'è anche abbigliamento. Ho 98 di sti mouse adattati. Stile blu predefinito. Sono curioso di vedere cosa si sbloccherà in seguito. Intanto si pulisce. Vediamo. Bello questi giochi in cui non si muore 500.000 volte. E poi mi fa ridere, cioè, che qualcuno che magari gli è venuto in mente. Ah, vedi, posso cambiare ugello anche così. Cioè. Cosa... No, ok. Ah, mi posso abbassare, bello. No, questo lato è ancora una fogna perché non l'ho proprio toccato. Ma io voglio cambiare ugello.
Come si cambia la posizione dell'ugello? Posso saltare? Ah, saltare per fare il tetto. Ma dai, che storia. Mostra sporco. E addirittura, che cos'è? Predator. Modalità mira. Devo one shottare la. No, 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 brutto, brutto. Facciamo così. Più che altro la cosa che volevo capire. Apri e chiudi tab. Ok. No, options. No, 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 no. Stavo andando fuori. Più che altro, ecco, quello che volevo capire è se influisce in qualche modo il tipo di ugello e quant'altro che scelgo per pulire. Cioè, se mi dai tipo dei bonus, dei malus, però non credo, cioè, non mi sembra. Mi fa morire che a qualcuno sia venuto in mente. Ah, ecco, vedi, però non stavo pulendo lo sporco. E questo qua invece sì. Ok, quindi alcuni ugelli non riescono a svolgere il lavoro. E il finestrino ora è pulito. Allora rimane tipo l'alone. Pixeloso. E come cazzo si cambiava? Ecco. Mi fa ridere che a qualcuno si è venuto in mente di fare un gioco simile. Dice, facciamo un gioco dove si lava, perché nella vita vera è una cosa che adoro fare, quindi facciamolo anche così. Tanto proviamo. La modalità mira in realtà ci sta. Cioè, dipende, dipende. Sto iniziando a comprendere alcune cose. Ok, quindi altra portiera fatta. Il fanalino fatto. La cosa di Tomb Raider deve essere figa comunque. E dice, ah, proviamo. Cioè, puliamo la. Cos'è? Tipo la villa di Tomb Raider. Credo, mo vi beccate un'ora di me che pulisco cose, fantastico. Ah, vedi, con questo posso fare così, tipo avanti e indietro. Oh. Poi però dovrò pulire anche sopra, sopra sarà più difficile. Adesso disegno un pene con l'acqua. Le palle e il cazzo. Eccoci qua. Un po' strano, però va bene. Tanto sto dimostrando tutta la mia inettitudine. Ah, ma c'è la scaletta. Ok. Allora è più facile pulire su così. 54% pulito. Ah, abbiamo capito che sui vetri va meglio questo qui. Questo col getto. Col getto tosto focalizzato sul bersaglio. Ah, mi posso accasciare ancora di più. Ma qua non ho pulito. Ah, ok. Infatti non mi aveva fatto clean. C'è un furgone da solo che fuori da casa di medicina da incubo. Ovviamente sta andando e chiunque si trasferisca lì avrà bisogno di un'idropulitrice con i fiocchi. Infatti, idropulitrice non mi sta venendo in mente come termine tecnico del macchinario. Ma se volessi io. Wow, cosa? Io volevo cambiare.
Comunque per ora tutto molto tranquillo, cioè niente di troppo particolare. Mamma mia, i pixel, mamma mia. Solito, giochi del genere e sandbox sono quelli su cui ho più dubbi. Franzia, buonasera. Quasi si fanno pulizie. Faccio pulizie virtuali anziché nella vita vera. Poi mi immagino questo che si deve acquattare così tanto per pulire. Stacker woman, che sta dicendo? Cosa mi sta dicendo il tizio nei messaggi? Tosto il parabrezza, eh? Finiscono le peggio schifezze. Ma non ho tipo un limite di utilizzo. Cioè della serie, attenzione, non puoi stare col getto così tanto. Sarà che sono abituato tipo a lavare la macchina a gettone, quindi sono abituato a un tempo limitato, quindi mi dico, oh no, devo pulire al meglio possibile con un unico gettone, tipo. Ok, vediamo. Ah, vedi, così si riesce a fare un lavoro discreto, devo dire. Ok, quindi cambia un po' la potenza del getto. La posso saltare sopra? Dai. Ma così lo finisco a sporcare però. Ok, meglio, meglio. Ah, ma dove... Sto volando, che succede? Non ho i piedi. Pulito anche su 99 che mi sono perso. Che mi sono perso. Com'era per vedere lo sporco? Ok, quindi giù. E qua. Ah, ecco, vedi. Dove cazzo sta lo... Ah, la griglia. Ok. Dov'è ancora sporco? Specchietto. Quindi, dove manca ancora? La guida figa, però magari ti toglie... Togli il brivido di scoprire dove cazzo è rimasto lo sporco. Tipo, ecco. Sì, però non si può vivere così. Allora. Lavoro completato. Sei tu l'implacabile dottor Power Wash. Hai avuto i tuoi dati dell'amico Harper? Ho avuto. Avrei davvero bisogno di una mano qui a casa quando è un momento libero. Lavoro completato, apri il tablet per continuare. Apriamo il tablet. E che mi mostra tutto il mio... Ho una cosa preimpostata. No, è proprio quello che ho fatto io e sono salito su. Ok, valutazione stelle 5 stelle. Ok, non me lo sarei mai aspettato. Ho fatto un lavoro di merda. Ok, continua, continua. Pulisci il giardino. Prima diamo un sorsino. Oddio, è super frizzante. Spero che ami le sfide perché credo di avere il giardino più sporco che tu abbia mai visto. Ah, Madonna, ci tieni, le vacche. Non mi sto vantando, beh, vorrei ben vedere. In realtà io non c'entro niente, sono appena tornato per un po' in città per dare una mano ai miei che hanno una certa età. Ho preso in affitto quello che pensavo fosse una casetta deliziosa. Forse avrei dovuto chiedere perché non ci fossero foto del giardino. Sempre. Sempre chiedere,
Sempre sospettare. Pare che ci abbiano allevato i rinoceronti. Comunque, le mie figlie non vedono l'ora di uscire. Ovviamente, iperbole. Le mie figlie non vedono l'ora di uscire. Non voglio che al ritorno trovino ancora questo disastro. Quindi, per favore, fai quello che devi fare, schiavo. Mi paga. $450 in culo. Ci fa? Dove metto la firma? Ti diverti? O l'idropulitrice? Sai quanto costa un'idropulitrice? Il prezzo di... Ora vediamo. Dove sta? Allora. Idropulitrice, prezzo. Non perché me la devo comprare, però è diventato un dubbio che adesso non mi toglierò finché non lo cerco. Prezzo, prezzo, prezzo. Ah, vabbè, vabbè. Primo risultato che mi è apparso, 132. Questa con tutti gli accessori, 221. Beh, dai, allora $450 di lavoro e ti ci rifai. Ti ci rifai come? Allora, ma io soltanto prolunga, prolunga. Di potenza limitata, valida e versatile. Ma ho anche nessun detergente inserito, quindi faccio solo con l'acqua praticamente. Tra l'effetto e pressione. Ah, ecco, qua mi dice getto d'acqua più stretto e con la massima pressione. Ok. Uno stretto ventaglio d'acqua e elevata pressione. Sta diventando nerdosa la cosa. Un buon equilibrio, quello verde. Un ampio ventaglio d'acqua a scapito della pressione. Ok, quindi bianco è quello con la pressione più moscia. Ok, sono divisi praticamente per colore. Prima volta vi... Stranamente dove una volta viveva la mia prima ragazza, Florian Perez, bei tempi, perché c'è anche la lore? Cioè, mi interessa. Ah, ma qua è proprio, cioè io pensavo che fosse quasi il colore, invece è proprio merda. Ok, benissimo. Ah, anche i sassi. No, ma che mi stai dicendo? Schifo, ma pure l'erba? Devo pulire. Innaffiamo il giardino. Allora, no, mi sta facendo cacare sta cosa. Buon equilibrio. Non lo so se mi conviene. Cambiamo quella con lo schizzo più ampio qua. Le battute sono servite su un piatto d'argento. Posso avere la massima pressione di schizzo. A questo punto la preferisco. Ma dai, ma pure la porta, ma che merda hanno fatto qui? Lo disegniamo un pene anche qua. Disegniamolo. Allora. Palla, palla e pene. Grandissimo. Facciamo anche... No! Devo fare la cappella. Allora. Benissimo. E qua dopo facciamo anche gli schizzetti. Ragazzi, l'intrattenimento, la grande cultura sul canale di Nerdevil. Diventerà una clip? Non lo so, può darsi. Ma non... Che palle questa cosa. E non quelle che ho disegnato prima. Ah, se mi avvicino ok. Pensavo più mi avvicino, più faccio... Prima pulisco. Ma che cavolo c'è passato qui che ci stanno tutte le orme? Ma che schifo. Ti chiedo che mi pagano $450 per questo lavoro. Ah, ma quindi ci sarà proprio il conteggio tipo sassi. Ma tu guarda. Ah, ma sarà una rottura di cazzo infinita pulire sta roba qui. Non lo so fare correndo. Allora, vediamo. Mi serve uno schizzo di maggior portata. Ma questo è proprio a merda. Questo non è. Vabbè, dai, ce la si può fare. Prima con la mira. Facciamo avanti e indietro in questo modo qua.
Guarda il legno come torna in vita, signori. Mi sembra di essere una di quelle pubblicità. No, pubblicità, quelle televendite. Le televendite, quelle ossessive, no? Che ti ripetono in continuazione. Ecco, Power Wash Simulator, puoi comprare, puoi fare questa cosa qui. Guardate questo pezzo di sterco. Con Power Wash Simulator potete pulirlo tutto. Che stavo dicendo il nome del gioco? Non lo so, però il senso era quello. Poi ti devo ripetere il nome del prodotto 500.000 volte perché uno lo sanno che è rivolto agli anziani il loro messaggio e due te lo devono fare entrare in testa con la violenza, quindi con l'idropulitrice Power Wash puoi fare questo, questo e anche quest'altro. Guardate, fanno tutte le dimostrazioni del cazzo, tipo sulle cose già preparate, merda di vacca, di rinoceronte, di brontosauro. E stanno là che puliscono con sta affare. Probabilmente sponsorizzata da. Probabilmente il Square Enix. Si darà la vendita di idropulitrice. Comunque è geniale, cioè è geniale perché per chi ha appunto tutte quelle manie ossessivo-compulsive, sto gioco è la morte. Cioè è la morte sua in senso buono. Sono lì, no, devo pulire tutto, tutto. Sono quelle cose che pure io quando la prima volta che l'ho visto ho detto no, lo devo provare assolutamente. Poi è finito nel dimenticatoio, per fortuna, col codicillo in regalo, se può fa. Non so nemmeno quanto costa di per sé il gioco su PS4. Ora, intanto che mi potrei mettere lo scotch al controller per tenere premuto L2. C'è una cosa che io tipo posso tenere premuto all'infinito il getto. E muovo soltanto il cursore, sarebbe geniale. Allora, vediamo. Proverò a scrivere con una mano. Power wash, no. Power wash simulator. No. Intanto ho tipo strapulito una parte del tutto. Continuerò a fare così. No, non mi serve l'uscita. Allora, no. No, vabbè, raga, non ce la faccio. Ah, Power Wash Simulator. PS4, vediamo quanto costa. Anzi, PS Store, perché sennò mi trova la qualunque. 24,99. Beh, cioè, ci sta. Non è poco, ma non è neanche troppo. Ma la scala si può prendere. Posiziona attrezzatore, ma dai, quindi posso spostarlo. Tanto puliamo anche la cuccia del cagnetto. Ci poteva essere anche il cane, pulivo il cane. Chissà se a una certa ci sono le persone che devo pulirle. Anche se sembra un po' una cosa da carcere, pulire con l'idropulitrice, ma è getto massimo sulle palle, sul pipo. Madonna, ma anche la ciotola, ma che schifo è. Ma la porta il. La cuccia del cane. Fa anche le chiavi. Guarda, guarda come sta tornando tutto in vita qui. Prima era tutto sommerso dallo sterco. Ah, stavo quasi per dire lo steccato, dovrei farlo tutto. Dovrei averlo fatto tutto, invece. Soddisfacente quando fa questo plin con effetti luminosi e sonori. Ma dai, però anche l'ombrellone, ma che cazzo. Come ha fatto? Ma che stiamo a Pompei? Cos'è sta roba? Pompei però nell'antica Roma.
Cos'è fuliggine? Che cazzo è sta roba? Dove siamo? Cosa ci sta? Un'acciaieria qua? In quel caso non penso che possa essere molto d'aiuto l'idropulitrice. Diamo un po' qualche passata così. Ah, dopo un po' ti rompi anche il cazzo di girare magari sempre nello stesso punto. Però madonna, ste macchie ostinate qua. Tutto il bordino deve essere pulito. Ci si deve poter mangiare sopra. Ecco, io adesso per fare il coglione però mi lascerò via tante di quelle macchie, farò una schifezza. Ma qua per terra posso fare con questo, che magari è più easy. Dai, la pressione è scarsina, però almeno mi dà una pennellata, una base, no? No, sto facendo una schifezza, è incredibile. E là, ti piacciono le moto? Mi farebbe comodo che qualcuno si occupasse della mia malconcia moto da cross. Andiamo bene, andiamo proprio bene. Madonna, ma qua c'è altra roba poi. Florian e io passavamo le giornate a arrampicarci su quelle rocce, le chiamavamo Monte Rushless. E spingevamo e fingevamo lo stagno fosse il cratere. Ah, io devo rivedere un attimo che volevo capire. Area di effetto stretto ventaglio. Ok, quindi la fregatura di quello ampio ventaglio d'acqua, quello bianco. Ma di questi. Oh, ok, finirò soltanto questo. Ok, idem. Quindi niente, questo è il compromesso, però se voglio un ampio ventaglio mi serve questo qua, è per il pavimento. Poi magari può darsi anche più avanti vengano introdotte tipo de delle prove a tempo, come stavo dicendo prima, perché solo così non lo so. Magari per chi vuole proprio il relax dice: ah, cara, scusami, ma non ho tempo di fare le cosacce con te, devo andare su Power Wash Simulator a pulire un giardino virtuale. Ora scusami, donna. Magari nella vita vera sei circondato dalla lota perché non pulisci un cazzo, però su Power Wash Simulator sì. Perché nella vita vera non hai il punteggio, soltanto al massimo le cazziate delle persone che ti stanno intorno o dell'ufficio igiene. Questo vale anche come ASMR nei momenti in cui non parlo. Quindi fatene tesoro. Ma guarda che bellezza! Ma che ve lo dico a fare? Dai, che figo l'effetto che oltrepassa ai buchini. Ma ve lo faccio tornare uno splendore questo giardino. Qua però posso utilizzare anche questo che magari, sai, pulisce un po' meglio, un po' più a fondo. Poi è tutto bagnato, sarà tutta una pozzanghera qua, ma hey, va bene. Poi c'è il sole, quindi
tipo estate. L'asciuga prima. Che se no tutta quest'acqua. Senza un drenaggio da qualche parte come prima con il camion. Qua finisce tutto sul. Qua diventa proprio schifo a merda. Ma guarda che lavoro di fino! Ma guarda! Poi non so se riporterò ancora questo gioco in live, dipenderà da voi un po'. Se c'è interesse. Sembra sangue questo, cos'è? Si capisce se fanghe. Si fanghe. Se sangue, fango, ruggine. Un po' di tutto. Altra stiamo pulendo la scena di un delitto, quindi ci stiamo rendendo complici. Guarda che schifo le rocce. No, le rocce sono ridotte una merda. Vabbè che questo è lo stagno, quindi qua è anche lecito che sia uno schifo. Questo è palesemente. Cioè la funzione mira è palesemente per le macchie più ostinate. No, non sto parlando come uno spot. La cosa che si può voltare il senso dell'ugello è molto figa, molto utile. Si continua con la staccionata. Un po' di questo, un po' di quello, alla fine si fa. Comunque, oh, dal camion a un giardino intero, insomma, bella differenza. Non oso immaginare quello che diceva all'inizio là di Tomb Raider, che c'era. Si vedeva una villa intera, madonna. Che devi farla? Ci puoi soltanto perdere. Abbassiamo anche perché sennò si riesce a fare niente. Almeno sta staccionata, completiamola, no? Ormai ci siamo. Là, molto molto bene. Eccoci qui. Mamma mia, e quanti? Vabbè. Datemi una corona adesso. Una del miglior schizzatore di sempre. Guarda qua le orme, ma quante volte vi ho detto di non camminare qui? Mettete le pattine quando andate in giardino. Qua con le macchioline diventa complicato. Mannaggia a me che sono andato a casaccio prima. Però era per non fare. Non essere troppo noioso. Per quanto non si possa risultare noiosi. Per quanto sia difficile non risultare noiosi pulendo delle rocce del pavimento. Sto facendo una live per me assurda. Che non ci siano tipo altri suoni oltre quello fastidioso della mia voce e quello dell'acqua, perché è stato davvero un bel ASMR questo. C'è chi adora magari il suono dell'idropulitrice. Chissà
Sai, ci stanno, perché su YouTube ci stanno un po' di suoni da ASMR. Io tipo adoro quello del phon, anziché accendere l'asciugacapelli reale, che adesso manco c'ho più i capelli. Cioè, non c'ho, mi rado, vabbè. Tendo a precisarlo, perché... anziché accendere quello vero, mi ascolto l'MP3, metto il video e sono contento lo stesso. Questo d'inverno, perché d'estate mi metto addosso sensazioni di caldo inenarrabile. Poi sono quelle cose che dici, Madonna, ma cioè, piace solo a me questa roba qui, com'è possibile? Poi vai a vedere, sono video da milioni di visualizzazioni, fai, ah, ok. Ecco, vi dovete cominciare a preoccupare soltanto nel caso i vostri ASMR siano davvero troppo particolari, tipo gente che, boh, vi mangia il pollo nell'orecchio o cose del genere, perché lì qualcosa non quadra. Ci sono dei traumi irrisolti. Tutta quell'acqua sprecata, Gerus, ma qua non ci importa, qua siamo nella bambagia. Infatti è quello che stavo dicendo all'inizio, che io posso mettere questo getto continuo e nessuno mi dice nulla. Tra l'altro, con tutta l'acqua che ho buttato ora, in realtà questo posto dovrebbe essere uno schifo in questo momento. Cioè, dovrebbe essere davvero un super stagno. Ma qua posso fare con uno più potente, tanto, cioè, ci stavo a pulire la sedia. Qua sul metallo. Guarda, guarda che zozzeria! Che zozzume! Gerus, tu ce l'hai l'idropulitrice? So che è una domanda scomoda, quindi sentiti libero di rispondermi solo se lo vuoi. Nome è uno strumento meraviglioso. Prima sono andato anche a vedere i prezzi su Google. Devo dire che non costa molto. Mi aspettavo dei prezzi più vertiginosi. Ma anche sotto! Ma porco cane, ma come devo fare io qua? È tutto io devo pulire, e basta, e non si può questa cosa. Beh, però che rottura di coglioni, veramente. Posso fare col getto più ampio? Pulisce? Sì, dai, che lo pulisce. No, perché sennò non la finisco più qua sotto. Cosa sono? Una serva? Guarda qui, guarda qui, che schifo hanno fatto. Ma come cazzo hanno sporcato lì? Ma infatti, cioè, prima stavo dicendo, ma dove vivono? Nei pressi di un vulcano? Perché, cioè, cos'è sta roba? Com'è? Come si è accumulata sta cosa? È un mondo post-apocalittico in realtà, e non ci viene esplicitato. Allora, sotto l'ombrellone, ma io posso capire sopra che ci arriva magari un po' di tutto. Dalle cacche di piccione, però. Sotto? Come fa a sporcarsi sopra? Cioè, è letteralmente il contrario di quello che un ombrellone dovrebbe fare. Non riesce a proteggersi al di sotto, cioè. Non va bene. Oh, ma e quindi? Ah, ma perché adesso sto schifo? Sarà sporco anche sopra. Vabbè, approfittiamo per pulire anche qui, visto che ci siamo. Madonna, mi manca tutta quest'altra parte del giardino, ma come devo fare? Guarda, guarda la merda! Sarà pure soddisfacente, però. Così mi sembra un po' troppo, signora mia. A quanto pare mi aspetta una moto dopo, quindi. Devo dire che il lavoro mestiere è richiesto, questo dell'idropulitore. E poi nella vita vera come funziona? Cioè, ha un suo serbatoio d'acqua oppure bisogna tipo attaccarlo a un rubinetto? Fammi provare a cambiare, perché qua credo che ci sia bisogno. Credo che lo sporco sia più ostinato.
infatti, non gli stavo facendo manco il solletico con quello bianco. Guarda, guarda! Ci avranno cacato i rospi, tipo. Ah, ma pure questo bianco. Cioè, madonna, è tutto da rimuovere qui. Io pensavo le macchie gialle fossero quasi una roba decorativa, invece. Oh. Anche questi sono da togliere. Credo sia conservatorio che con attacco, mi risponde Gerus. Grazie, maestro. Che conservatorio, cioè se fai come sto facendo io, 5 minuti nemmeno l'hai finita l'acqua. Ma sono macchie di cosa qua? Per un bagno lì dentro e cincinte di creature aliene, sì. Guarda, anche sotto le rocce devo pulire, ma porco. Ecco. Dai, ma perché devo pulire proprio anche nel buco del culo di Satana qui? Guarda, guarda. Noi mi posso mettere a fare. Meno male che ho pulito qua sotto, che adesso mi posso sdraiare. Sai, c'è anche tipo l'opzione. Hai preso delle malattie. Cioè, mi dispiace, veramente, questo giro ti sei rotolato nel vaiolo e te lo pigli. Perché non fa plin? Dov'è che è sporco ancora? Madonna, ma stai scherzando? Ma tu vedi se devo pulire le rocce, cioè. Uno stimato professionista come moi deve pulire le rocce. Cosa non si fa per campare di questi tempi? Oh, finalmente. Finalmente. Però non è tutto perché. Guarda qua! Ok, questo finalmente ha fatto. Le rocce qua sono ancora uno schifo. Allora, perché non posso andare in modalità berserk e inondare tutto senza magari pormi problemi. Guarda, ma io posso pulire tra gli interstizi, cioè, ma diventa follia sta roba. Ah! E dai, dove ci manca ancora? Davvero Stefa? Ma sul serio devo fare sto bordello? Ora farò così. A pagamento ne dà? Dipende. Prima ho disegnato un pene sulla staccionata con l'acqua. Credo che sia una cosa abbastanza appagante. Magari la clippo anche quella cazzata là. Volendo possiamo fare anche altri disegni, magari scegliete il soggetto e si prova. Anche se, insomma, cercare di disegnare con l'idropulitrice è dura, eh? Strumento non così preciso. No, 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 Gerus, non dire queste cose. Sei una cattiva persona. Una cattiva persona e Gesù non ti vuole bene. Gerus, stasera ci sta il Nintendo Direct. Secondo te, cosa mostreranno? Cosa vedono i tuoi occhi di elfo? Zelda, direi. Speriamo. Anche perché comunque si parla dei titoli della. Nel Direct c'è scritto che il focus sarà sui titoli della prima metà dell'anno. Zelda tecnicamente nella prima metà dell'anno. Quindi vediamo.
essere che parlino di quello. Le stesse cose che vedo di tuo fottuto razzista. Riferito agli occhi di elfo. Eh sì, può essere che mostrino qualcosa di Zelda, come può essere che mostrino nulla cosmico. Mi piace ogni volta che magari esce una Nintendo Direct e la gente sta lì, ah sì, mostreranno questo, quest'altro, mostrano tipo quattro titoli di cui interesse forse solo in Giappone e per il resto t'attacchi. Ormai sovrassegnato. Sì, ma noi andiamo già delusi. Così poi, se mostrano davvero qualcosa di interessante, almeno abbiamo di che stare contenti. Utilizziamo quello bianco perché non per motivi razzisti. Madonna, che schifo, però. Non pulisce un cazzo. A che serve quello lì bianco? Non pulisce niente. Stupidi bianchi, non servono a nulla. Quello verde è effettivamente un compromesso, come c'era scritto anche lì. Ma io adesso come... Ah, perché devo prendere la scala, devo prendere... come si prendeva? No. Ah, così, mamma mia. Brutta sta cosa. Ah, adesso facciamo questo lavoro qui. Vediamo un po' che dice il tablet. Pulizia completata, pulizia completata. Bordi stagno, margine, madonna, è tutto catalogato. Nella vita vera mai una cosa del genere. C'è pietra 1, pietra 2. Quello bianco vuole pulire l'ombrellone? Eh sì, dai. Sfruttiamo questo che ha un ventaglio più ampio almeno. Guarda come ti cerco la tecnica, la tattica. Vabbè, via. Ho la cedrata che ogni tanto mi risale su. Dovrei rifare un sorsino ogni tanto. Posso lasciare qui? Posiziono, ok. Tanto ho visto delle macchie che non mi piacciono. Quanto è brutto quando ti ritrovi a lasciare tipo la macchiolina piccina picciò che poi è una rottura di cazzo da pulire. Perché non la vedi. Vabbè, per fortuna c'è la funzione, però. Proprio piccola. La vedo dura. È ancora sporco qua? Ma che mi stai dicendo? Ma come? Che cazzo dici? Ma dai, ci ho passato 3.000 volte qua. Sai che mi tocca utilizzare di più quella funzione lì, perché sennò non vedo nulla. Ah, che bellezza! Si sta pulendo tutto. Dai, che figata! Non c'è stato neanche bisogno di spostare tutto. È ancora sozza. E che va via subito quello che segnala la sporcizia, quindi anche utilizzandolo non è che semplifichi molto le cose. Che qua sembra tutto in ordine. Posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Mi sa che tocca passare. Ah, ma qua non ho finito. Ok. Tocca passare all'altra parte del giardino. Mamma mia, ho fatto soltanto la prima metà. Ma non finisce più sta cosa del giardino. A 40 minuti di live e ho fatto questo. Pulito un furgone e un po' di giardino.
Il getto mi sta facendo pisciare sotto. Se vuoi abbasso, cioè se dà davvero fastidio, abbasso l'effetto sonoro. Sta facendo fare blin blin, Gerus. Io pensavo fosse quasi ASMR, invece un ASMR piscioso. Ah, qua ci sono le macchie ostinate. Però sto getto a pressione fa abbastanza schifo perché non ha ventaglio. Cioè, o mi avvicino. Il getto mi sta facendo pisciare sotto, mi ha fatto morire. Guarda le piante che rimangono immobili davanti, no, anche al getto con la massima pressione. Se ne fottono totalmente. Mi tocca andare più vicino. Mamma mia. Modelli attaccati con lo scudo qua. Vabbè che non è quello l'importante però. Ma vuoi mettere una grafica migliore? Avrebbe giovato all'immersività dell'esperienza di simulazione. Questo forse col VR. Col VR potrebbe essere molto figo. Potrebbe avere un suo senso. Stai lì? Ah, cosa stai facendo? Stai uccidendo gli zombie? Ma no, cara, che dici? Sto utilizzando l'idropulitrice. Perché trascuri i tuoi bambini per utilizzare l'idropulitrice? Virtuale, in un mondo virtuale. Vabbè, ma quanto sporco c'è? Ma cosa mi dici mai? Ma quindi qua devo utilizzare per forza questo. Se no non ne esco più. Quindi qua c'è proprio lo sporco, vabbè che cioè, posso anche capire. Taglia erba. Chiaramente si fa lo sporco che rimane per secoli. Ma questo è tosto da pulire, oh. Se l'infallibile cerca sporco, ho avuto il tuo contatto a un certo Harper Show. C'è un presunto. Come presunto? Problema di sporcizia al parco giochi locale. Ah, ok. Magari qualcuno si è lamentato. Come un tortino su ruote. Che vuoi da me, scusa? Vuoi che lo lavo? Oh, un pezzo del coso l'abbiamo fatto. Anche un altro. Sì, però io non posso fare con sto oggetto il manico. Cioè, divento pazzo. Ok, anche con questo pare che vada via, quindi. Oh, finalmente. Ok, questo è pulito. Oh no, mi va di pulire ancora lo stagno. Facciamo le scale. Quanto è fastidioso lo stagno. Tanto mi sa che Gerus è davvero andato a pisciare, perché non ha scritto più dopo quella cosa. Questo oggetto fa davvero schifo al cazzo, non serve a nulla.
Sai che forse ho giocato con mouse e tastiera. Effettivamente. Che col gamepad è tosta, eh. Alle volte. Prenderebbe nella mira. Al pari degli FPS, sto gioco non lo puoi fare. Col gamepad. Eh sì, vabbè. Piacerebbe sbloccare un'idropulitrice. Quelle che magari hanno un bel raggio d'azione, però anche abbastanza potenza da togliere di mezzo le macchie più scassacazze come queste giallo. La cosa della mira non mi fa impazzire, madonna. Un casino. Cioè, davvero ho quasi fatto un'ora su questo gioco. No, c'è l'altra parte della staccionata. Altro lato della luna. Però, cioè, anche soltanto guardare com'è diventato qua. E dai, e che gli vuoi dire? Guarda che meraviglia. Facciamo la casetta, va, che mi sembra meno impegnativa rispetto ad altro. Però ecco, la casetta qua ha bisogno di un getto un po' più ampio. Qui c'è una stella. Un ritrovo segreto di qualche setta. Guarda che schifo. Ah, sui vetri abbiamo capito che bisogna utilizzare questo. Però, cioè, veramente questo oggetto improponibile. Ma pulisce anche con questo? Mamma mia la precisione, mamma mia. Fugo con una lavastoviglie da scaricare. Ci faranno un gioco prima o poi? Chissà, magari proprio sulla tua lavastoviglie. Con lavastoviglie di Gyros Simulator. Allora, facciamo qualche passata anche qui. Ah, dall'andazzo comunque mi viene da pensare una cosa, che questo gioco qui da portare più volte in live, non lo so, forse sarà la prima e unica volta, perché
Mi sembra più un gioco da giocare nella propria privacy. Dice, ah, ora faccio questo gioco. Questo gioco inusuale. Stai lì e godi del fatto che stai pulendo un giardino o qualsiasi altra cosa. Non so quanto sia un momento da condividere con gli altri questo. Sto cercando la mia bibita. Un sossume incredibile sopra questa casetta. Certo che sono scemo pure io che non utilizzo getto piante, che poi mi capitano, ecco, queste macchie gialle e subito mi riserve quello potente. E vabbè, che cos'è qua? Ah, proviamo a disegnare qualcosa. Siamo in periodo di Sanremo. Proviamo a fare Pippo Baudo, però. Come lo facciamo Pippo Baudo? Piuttosto. Aveva gli occhiali. Oddio, no. Ho rifatto praticamente un cazzo. Benissimo, non volendo. Facciamo la pupilla. Meno pisello e più faccia. La forma della faccia ci potrebbe stare. Così sembra che il berretto. La stanghetta degli occhiali. Ok. Più o meno non è molto Pippo Baudesco. Allora, collo, poi lo facciamo. No, ho fatto. No, non posso cancellare adesso, però. Vabbè, la mano. Qua sta salutando il pubblico, chiaramente. Altra mano giù e finisce nell'infinito. La camicia con i bottoni. Ah, però vedi, potevo sfruttare anche questo, mannaggia. Ed è ecco Pippo Baudo. Più o meno. Non so come identificare Sanremo, per esempio. Magari mettiamo un microfono in mano, però non è che canta lui, lo passerà al cantante. Facciamo una nota. No, e ho fatto un altro pene praticamente. No, oh no, oh no, il pene ha toccato Pippo Baudo. Oh no, no, no. Vabbè, cancelliamo tutto. Questa cosa non è mai successa. Shh, 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 shh. Rimarrà soltanto tra me e voi. Voilà, che bellezza. Mamma che palle, perché non si puliscono mai sti vetri? Perché questo sporco ostinato? Questa è colpa dei poteri forti, che imbrattano tutto. Oh, e finalmente la finestra l'abbiamo fatta. E però, quanto impegno, troppo. Ah, guarda lì, è una macchiolina schifosa. Oh, bello quando riesco a fare tipo in un colpo solo
dare una passata. Bene. Non male, non male. Si può fare. Onesto. Diamo un'occhiata allo sporco. Ecco, mi sembra strano che sia ancora fatto tin. Ma riesco a pulire il tuccio da qua oppure mi dovrò arrampicare di nuovo sulla scalettina? Dai, penso di riuscirlo a fare di qua. Vabbè, già un'ora che sto sul gioco. Una volta finito il giardino, pensavo, se devo continuare, magari non continuo con la carriera. Ecco qua, finalmente anche questa parte qui. Magari non continuo con la carriera, ma provo a vedere tra le opzioni extra che cosa ci sta. Ah, vedi, qua c'è ancora il tetto che rompe i coglioni. No, ma qua è tosta senza. Posso correre? Posso anche correre? Oddio, ma che mi serve questa cosa? Metti che sono di fretta, no? Mi metto a correre. Posso salire sul tetto? Oh sì. Dov'è? Ah, che cazzo. Oh, puliamo sto schifo di macchinina. Dai, questo si fa facile. Diamo qualche passata giusto così. Ok, all'interno si farà una pozza di schifo. Oh, ancora quanto sporca. Oh, anche la macchina è fatta. Dai, che ci siamo quasi. Dai. Ah, qua il bordino che è rottura di coglioni. Facendo così ce la dovrei fare. Mamma mia la precisione, ma che lo dico a fare? Dov'è che è ancora sporco? Ecco. Oh, pulire il divano così con l'idropulitrice, c'è cioè il divano, il dondolo. Praticamente un divano a dondolo. Non so quanto convenga.
Sembra che tu abbia quasi finito, le mie ragazze non vedo l'ora di uscire. Cosa sono bloccate perché è sporco, allora non possono uscire. Vabbè, le mie ragazze che intende? Non ho capito se intende tipo i cani o le figlie. Penso i cani. Sembra quello che direbbe chi ha... chi è padrone di cani. Non mi dire anche sotto, non mi dire anche sotto! Dai però, no, ma non si può fare sta roba qui. Dai, ma non è legale. Non è legale sporcare quel. Chi è che sporca sotto al cazzo del divano del dondolo? In che modo? E giustamente anche sotto il tettuccio qua. Ci facciamo mancare proprio nulla. Anche se con questo oggetto non è che sia una grande soluzione. Là. Fare piano, 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 piano. Ah, là c'è lo sporco più sporco. Lì, dove ha cacato l'iguanodonte. Almeno sto cavolo di giardino deve tornare uno specchio. Ora vedendo l'orario più di questo mi sa che non ce la faccio a fare. Non so se ci tornerò su, vedremo. Oh, anche la catenina qui è fatta. Ma il divano perché non... Ah, perché c'ha... Devo pulire negli interstizi. Questa cosa è un po' troppo simulator, cioè... Io capisco tutto, ma... Pure tra i cuscini così... Dove sta ancora sporco? Ma come fa? Ok, questa è fatta. Ma no, qua è ancora... Come cazzo è possibile? Ah, forse perché devo pulire per forza con sto coso. Vabbè, è tosta così, oh. Io ero qui per rilassarmi, non per impazzire. Fatto il divano? Fatto. Ok, ottimo. Che mi manca ancora? Là sopra. Ah, basta. Troppo difficile quello, ma scocciato, ci torno tra un po'.
La casetta per gli uccelli che adesso annegheranno tipo tutti. Non riuscivo a prendere la gamba qui. Ok, sarà l'oggetto più forte. Dai, ma ancora sporco. Ovviamente sia sotto che sopra, perché non vorremmo mica perdercelo. Tanto puliamo anche qui, se ci siamo. Guarda come viene via bene qua. Questo dà effettivamente soddisfazione. Pensavo di perdere così tanto tempo sul giardino, madonna. Ok, il guadagno però, cioè, non avrei accettato lavoro così duro. Magari sono io che non so usare bene l'arnese qua. Intanto provo a utilizzare questa funzione che però non è mi convinca proprio tanto tanto. Oh, finalmente un'altra cosa abbiamo fatto. E vabbè però, eh. Non posso pulire tutto. Eh sì, in teoria sto qui apposta, però. Abbiate pietà. Oh, finalmente anche questo. Uff. Mamma mia, che lavorare, cioè, è davvero simulativo, mi sto veramente stancando. No, scocciando no, perché... Dai, tutto sommato, si può fare, però... Però è un po' come quello che dicevo prima, che magari in live, boh... Scusate. I giorni fa un po' freddo, mi sono un po' raffreddatino. Oh, dai, ottimo. Dai, ce la posso fare anche con questo. Dai, pulisciti, maledizione. Oh, finalmente.
casetta degli uccelli di merda piena di... Guarda, guarda. Piena di angoletti di merda che non si puliscono. Ok, manca la so... Apri qua. Arrivo. Faccio subito. Che ci manca? Vabbè. Devo pulire sotto il gradino. Queste cose pazzissime. Dai, un colpo solo non fatti in botto. No, ma qua le rocce sono un casino perché da tutte ste parti non finirò mai qua. Prova a cambiare. Allontaniamo così magari facciamo un getto un po' più ampio. Tocca dare una prima passata così e poi si va di cose prepotenti. È assurdo pulire sta parte qua perché come devo fare? Ci devo passare proprio in mezzo in maniera maniacale. Per me non si vede manco più lo sporco quando si tratta di questa parte qui. Oh. Ok, anche questo è fatto. Concentriamoci sul grosso. Questo pure dovrei farlo abbastanza easy. Benissimo. Vabbè, la soddisfazione quando finisci di pulire, ci sta. Ci sta. È indiscutibile. A fare il bagnetto nello stagno praticamente. No, dai. No, non è possibile. Devo pulire anche qui. Cioè, io continuo a stupirmi. Devo pulire sotto le cose. Anche se ormai praticamente è diventata sistematica la cosa. Però, cioè. Però, no. Cioè, no. Se ne poteva fare a meno. Diventa follia sta cosa. Oh, perfetto. Okay, almeno questo. Sei riuscito a pulire. Ho semplicemente tutte le cazzo delle rocce maledette. Però c'è il barbecue anche. Barbecue potrebbe essere interessante da pulire. Oh, che mi stai dicendo? Davvero ho finito a pulire?
Dai, no, incredibile. No, ho finito le rocce. Dai, no, non ci posso credere. Vai, vai, a cannone, ora si finisce, ora si finisce. E come mi gaso per il fatto che devo finire un lavoro di pulizia. Vai, 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 vai. Vai, manetta, 96%. 6%, ci sono quasi, dai. Quasi finito di pulire tutto. Madonna, qui che ci devo andare proprio con... Quanto odio utilizzare sto coso, tranne per fare i disegnetti. In quel caso mi va bene, ma così sono ste macchie gialle di merda. Poi giustamente le macchie gialle vengono via con l'ugello giallo. Anche se non penso siano necessariamente correlate le due cose. Ok, finché lo sporco così va via anche con getto normale. Almeno tutta la base qua si riesce a fare. E dai, fai clean. O farà tutto il barbecue. Dove sta lo sporco ancora? Guarda come si annida in ogni pertugio. Basta, eviterò di fare lo stesso commento già fatto 100.000 volte. Ah, giustamente anche dentro, pure la bombola, va bene. Oh, meno un pezzo, finito. Dai, ottimo. Dai, ci siamo quasi. Non manca molto. Il sole è ancora alto. Almeno nel gioco. Anche la parte giù è fatta, che ci manca? Okay, ancora la pavimentazione. Benissimo. Che palle, ancora qua. Ah, questo il bordo farà tutto unico. Quindi giustamente. Oh, benissimo. Ancora là sotto. Pensavo di essere riuscito a pulirlo. E ma io come devo fa qua?
Ma come ci arrivo? Come arrivo a pulire la bombola di qua? Dov'è? Dov'è ancora sporco? Ok, quindi penso sia rimasto solo questo ormai, eh? Il palo. No, che cazzo ci sta ancora? Ah, il famoso tettuccio di merda, mamma mia. Quello appunto me l'ho detto, lo lascio dopo. Dai, saliamo. Oh, bellissimo. Così è decisamente più comodo. Togliamo le macchiacce, quelle brutte brutte. Proviamo ad andare col getto forte, cioè il getto grande più che forte. Oh, anche la tettoia è fatta. Che ci manca? Non riesco a individuare un cazzo. E cos'è che è ancora sporco? Oh, anche la bombola è fatta. Vado di qua perché mi sembra che sia la parte più nascosta, quindi. No, però la bombola sta fatta. Qua mi sembra che sia fatto tutto. Ci manca ancora da pulire. Le rocce anche le ho fatte. Però questo non si illumina, è soltanto il riflesso. Ah, ma forse qua? Boh. Cos'è che è ancora sporco che non finisce? Vediamo. Tetto della cuccia. Ma dai, ma che mi stai dicendo? Dov'è che è sporco il tetto della cuccia? Quello non lo vedevo. Ah, mamma mia, due macchie. Ah, qua. Tetto della cuccia allora l'ha fatto. E ci sta ancora. Vabbè, il 97% tetto della cuccia. Ma scusami, ma come cazzo è possibile? Ah, perché non se ne sono andate le macchie, ecco perché. Ma quelli sono tipo i chiodi, non so. Che dopo lì ancora il tetto della cuccia, oh. Ma non è questo allora che è da pulire. 98. Pali delle recinzioni, bordi giardino. Non si vede un cazzo, sono rimaste proprio le macchioline quelle stupide. Bordi giardino. Ma questo ha fatto plin prima, quindi. Ah, tocca andare a casaccio perché. Allora. Madonna, un'ora e mezza, non sa cosa si deve finire. Io divento pazzo, ecco, non mi ha stimolato l'OCD proprio. Bordi gradino, non giardino, che cazzo. Oh, finalmente. Quindi bordo gradino,
Ancora, ce ne manca ancora uno. No, sono rimaste proprio le macchie minuscole allora. Qua come fai? Non si illumina più. Ah, guarda, guarda, è lì, eh. Per caso qui, eh? Mi era sembrato che si illuminasse. Dove, dove? Tanto sta cazzo di cuccia del cane, non si è capito, ancora 98%, non è possibile sta roba, è inaccettabile, però con lo schizzo più potente che ho, però, non è neanche più potente, però quell'altro fa cacare per fare questo tipo di lavoro, quindi. Dai, ma che cazzo ci manca ancora? Bordi gradino. Pali recinzioni, ma andiamo a cazzo duro sui pali delle recinzioni. Anche se, oh, mi sembra che siamo tutti completi, che siamo fatti tutti plin prima. Sì, vabbè, sta a fare pure il suo grondaio. Cos'hai che non. Cosa c'è che non va? Spero che non sia questione di bug, spero non si sia buggato, perché più di così che cazzo lo puli ancora, lo devo scorticare. E i pali questi sono. Oh, finalmente, madonna. Ok, sta diventando tediosa questa parte del gioco. Tettocuccia. Pietre vialetto, no dai, ma tu sei pazzo. Sedie giardino, manco quelle ti vanno bene. La fregatura è che adesso non si vede più. Messaggi. Epilogo. Non ho capito se me lo dà completo poi oppure. Okay, gioco libero. Ma forse devo fare gioco libero. Vabbè, sti cazzi. Ah, vedi, modalità sfida. Lava prima che scade il tempo. Ah, vedi che ci sta allora. Le pulizie davvero unici. Ah, tipo del rover, che figo. Magari in un secondo momento lo provo. E più di così, che cazzo devo pulire ancora qua? Ma poi sembra che si fossero illuminati prima, quindi mi pare strano che fa ancora così. Mamma mia, davvero tosta questa. Una bella prova. Certo che una musichetta avrebbe guastato comunque. Capisco la simulazione, però. Tutto sto silenzio. Ecco, a bordigradino che ci manca ancora? Com'è possibile? Mi sembra pulito. Sono tentato di chiudere la live, però, cioè, poi finisce con questo coito interrotto che. Ancora pali recinzioni, ancora.
Recensioni cosa? E più di questo che devo pulire ancora qui. Cioè io posso quasi capire le rocce che dici vabbè, c'erano proprio quelle parti piccole. Quei 99% sono drammatici, sì, mamma mia che fastidio. Cioè ti viene da mollare però dici porca puttana però ci manca proprio quell'1% che ormai non si capisce neanche più dove sono annidate le macchie. Immagina avere un indicatore del genere nella vita vera, cioè, diventi pazzo. Io continuo a non capire manco sto tetto della cuccia che dice. Cioè cos'è che devo pulire ancora il tetto della cuccia, scusa? Insiste. Insiste con sto tetto della cuccia. Cos'è che non ti va bene? 50 volte ci passo sopra. Vabbè comunque si era illuminato, vabbè. Secondo me si sta a buggare. C'era un pixel sotto, sicuro, sicuro. Però i santi se ne vanno, eh. Parti superiori recensioni. Vabbè, quelli sono fatti. Poi recensioni, bordi gradino. Tutte cose che non sto capendo come dovrei risolvere. Bordi gradino sono questi. Tecnicamente. Che gli devo fare ancora? Cosa vuoi da me, gioco? Ah, ecco perché c'era qua di lato. Adesso sono fatti però. E se mi dice ancora 99%. Ok, nel bordigradino, i pali delle recinzioni. Dov'è che non dovrebbero essere puliti? Andiamo a pensare soltanto di qua, tipo. Però quello si era illuminato prima. Ok, anche questo è fatto. Mamma mia, se non riesco a completare. Vasi sospesi o quelli di qua? Vabbè, quelli si fanno. Ah, mi sembra strano perché anche questi si erano illuminati prima. Ah, vedi? Non erano tutti. Ah, questi penso che siano fatti adesso, no? Vediamo. Cuscini del dondolo. Maledizione, dondolo di merda. Guarda, non si illumina più nulla. Ormai veramente sarà questione di pixel. Da questo lato qui sono veramente cacato quelli del gioco. Cioè, quelli del gioco, gli sviluppatori. Perché dai, che cazzo, cioè, abbonamelo sto pixel, madonna. Cioè, non puoi fare così, cioè, io posso capire tutta la volontà di simulare, ma così non va bene, si va oltre. Cioè, dovrebbe comunque rimanere un gioco più o meno. Dai, dammi segni di vita, maledizione. Non è che sotto, no, ma sotto sta fatto. Non ci posso manco passare la vita però così, eh. E qua dice cuscini, però cioè. Spero che intenda questi due. Più di così che cazzo devo pulire ancora?
Guarda là, il tetto della cuccia al 99%. Sia maledetto. Io sono sicuro che qua, tipo, nelle cazzo di fessure maledette tra i cuscini. Sicuramente qui che è ancora sporco. Dai, illuminati, ti prego. Dammi un segno di vita. Niente, niente da fare. Vabbè, proviamo a ritornare di qua. Vediamo se quest'altra merda si pulisce. Eccola, ci salgo così. Non si pulisce ora, però non lo so. Ma non è che dice tetto cuccia, ma intende un'altra cosa. Però la cuccia è questa. Cioè. Non è che non intende il tetto qua sopra, però. Cioè. Non penso proprio. Sembrerebbe anomalo. Porta cuccia, pareti cuccia. Che ci manca ancora? Bordi superiori muretto, sedia da giardino, tavolo da giardino. Vabbè ragazzi, troppa roba. Direi che si può concludere qui. Purtroppo concludiamo con un 99%. Se dovessi tornare su sto gioco non mi rimetterò di sicuro a fare il giardino o roba del genere. Magari facciamo, sì, violini tristissimi, perché non si può fare però. Però magari mi vado un attimo a spulciare, ecco, tutte le parti dove cazzo stanno. Queste cose tipo gioco libero no, magari, però tipo lavori bonus o modalità sfida sembrano più interessanti, quindi si potrebbe fare. Addirittura c'è anche la coop, fre, assurdo. Io voglio luoghi e veicoli speciali, cioè, ah, ma sono i DLC però. Lava il maniero di Lara Croft. Va bene. Ragazzi, grazie per essere stati con me. Noi ci vediamo al mio prossimo Elplay. Non so poi se su questo, al momento ho tanti giochi. No. Oddio, ho tanti giochi in ballo. E niente, dai, ci vediamo domani con Nerdevilate e poi magari la prossima settimana con un nuovo Elplay mio, perché se no sabato comunque c'è sempre quello del Gabbiano Sbronzo, in questo caso su Persona 5 Royal. Ciao a tutti, alla prossima.